del centro-sinistra su questo terreno sono state non concorrenziali con la Lega, ma hanno espresso una linea ferma nei confronti della legalità e della solidarietà. Vi raccomando, so di non aver bisogno di dirvelo, però mi sono sentito di farvi questa raccomandazione. In più, a Venezia abbiamo un aspetto che noi socialisti non possiamo sottovalutare o tacere: il fatto che il candidato sindaco è un ex socialista, lui dice sedicente socialista ancora, però è un ex socialista con tutta una serie di rapporti e di legami che ha, che conoscete meglio di me voi compagni. Quindi sviluppare come socialisti una o più iniziative specifiche come socialisti, proprio per dare il segno di una presenza socialista che si contrappone a questi che socialisti non sono più, hanno fatto delle altre scelte che noi avversiamo profondamente sotto il profilo economico e sotto il profilo sociale, però sarà importante. Ma a Orsoni, cui auguro e mi auguro sia il sindaco, il candidato sindaco e poi il sindaco di questa città, vorrei chiedere se, sapendo di questo tessuto, che benché siano passati 15 o 16 anni, credo che comunque resista nella sua valenza politica, di voti e anche culturale, dei socialisti in questa città, non intenda aprire una iniziativa politica specifica nei confronti di questo mondo. Grazie. Il quinto intervento, e se non ci sono altri interventi chiuderei. Biagio Darè, presidente provinciale Unione CNA FITA. Grazie. Buonasera, voglio salutare il professor Orsoni e coglie l'occasione per fare i migliori auspici per questa portata. Sono salito anche perché sono stato stimolato da un vecchio amico, parlo di Sergio Valtolar, che è seduto qui davanti. Abbiamo condiviso bene i lavori e abbiamo fatto molta vita sociale incrociata per via della mia professione. Tant'è, il mio bigliettino FITA significa che rappresento trasportatori di merci, di bus, taxi, noleggio con conducente. Sergio è stato anche assessore al Comune di Venezia, ecco il motivo per cui abbiamo approfondito la nostra conoscenza. Ma le questioni che volevo porre, per venire al dunque, erano sostanzialmente due, anche se volevano diventare tre, ma solo come... Una era sul porto di Venezia, e se Vazzolera se lo ricorda, ne parlavamo anche più di 20 anni fa. Ecco, è vero che in momento di crisi è giusto cogliere un'opportunità, ma io ho un vecchio disegno del quale mi sono affezionato e non ho mai dimenticato, e che ho cercato di cantare in tutte le lingue che conoscevo, purtroppo ne conosco solo poche, e di cui nessun amministratore è stato in grado o ha voluto dare seguito. Porto Marghera è un'occasione. Dentro Porto Marghera ci sono più di 150 km di linea ferroviaria, ci sono un sacco di capannoni dismessi, però bacia la gronda lagunare. Perché non cerchiamo di fare un progetto serio, però, di un porto lagunare? Ci sono già le macchine pronte per lo sloop da 25 metri, gente che dal nord Europa potrebbe venire e dire lascio la barca a Venezia, cioè, gente da Amsterdam, gente che vive in Svezia. Noi contavamo circa 40.000 operai a Porto Marghera, oggi ne abbiamo poco più di 1.500, stiamo assistendo a un lento degrado di perdita di lavoro. Perché? Perché la chimica non ha più, secondo il mio modo di vedere, può darsi che mi sbagli,
non più proventi che siano adatti a stimolare qualcuno nell'investire, non ha più giustificazione, scusatemi, so di andare controcorrente verso molti che sostengono che invece bisogna sostenere gli operai, ma se noi andiamo a fare una riconversione in questo verso, di fare un vero polo nautico, potremmo stimolare l'interesse anche di investimenti privati. Perché no? Sapete che cosa può portare dentro al nostro interno come indotto la nautica? Io non voglio tediarvi, farvi perdere tempo su questo, ma provate solo a immaginare, volendo escludere anche le barche, che anche qui abbiamo dei cantieri interessanti, ma ci sono vele, ci sono motori, ci sono cordami, ci sono ristoranti, ci sono campeggi nautici, altro che 40.000 operai, supereremo abbondantemente i 100.000 posti di lavoro. Passo all'altro punto, e questo punto è un po' più inciso all'interno della professione che svolgo. E le moltissime occasioni che ho avuto di rivolgermi all'amministrazione comunale per via della mia professione, io guido un taxi nel territorio di Mestre, quindi trasporti non di linea, è l'incapacità dell'amministrazione di dare una risposta sulla potestà territoriale di tutti i posteggi taxi, per esempio. Parlando dell'aeroporto, non si sa se l'amministrazione comunale riesce a entrare o a vedere se ha qualche potestà. E questo ha innescato dei meccanismi che ha creato delle liti incredibili attraverso legali, eccetera. Parlo dell'autorità portuale. Noi abbiamo la necessità di andare a prendere e a portare diversi passeggeri, anche con difficoltà motorie, che hanno dei bagagli, devono partire, delle volte vanno all'aeroporto, delle volte vanno a Piazza Roma, delle volte vanno in città, ma non si riesce a capire se all'interno del comune di Venezia, perché dietro c'è una parte, c'è da servire l'università, c'è da servire parte del territorio che viene toccato, e abbiamo difficoltà a rapportarci con l'autorità portuale, che dice, sembra che sia l'unica che abbia potestà, e l'amministrazione comunale non riesce. Vogliamo parlare dell'ospedale, del nuovo ospedale meraviglioso? Ci sono difficoltà? Chiudo dicendo una notizia che ho visto sui telegiornali oggi. Volevo chiedere al professore come si innesca il discorso del ministro Brunetta, che oggi ho visto seduto fra Zaccariotto e Zaia, che un dichiarato socialista, con i retaggi e la storia del vostro partito. Grazie. Grazie a te. Io penso che con questa noi vogliamo chiudere. Chiedo se ci sono altre domande dalla sala. Fatevi coraggio, grazie. Si autopresenti perché io non la conosco. Grazie. Grazie. Ci sono altre domande dalla sala? Buonasera a tutti, sarò breve. Mi chiamo Evelina Garbini, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e anche rappresentante RSU delle lavoratrici della UIL. Io volevo chiedere una cosa. Già quest'anno, con la partenza di quest'anno scolastico, ci siamo accorti che ci sono stati molti progetti fatti dalla scuola dell'infanzia e sovvenzionati dalle municipalità che quest'anno non sono partiti. È veramente triste pensare che la prospettiva sia quella di tagliare sempre più quello che è una risposta ai bisogni dei bambini e dell'utenza, e di avviarci appunto in uno squallore, secondo me, cioè perdendo quello che è proprio il cosiddetto fiore all'occhiello, che è la scuola dell'infanzia del Comune di Venezia, perdendo le